sono sempre Victor Laszlo 88. Allora, mentre registro questo video, è uscito da poco il trailer finale de La Bella e la Bestia, film live action tratto dall'omonimo classico Disney, che prosegue la tendenza a realizzare lungometraggi con attori in carne ed ossa che siano ispirati per l'appunto ai capolavori di casa Disney. Non è un filone che mi fa impazzire, però questo film in particolare lo attendo perché adoro La Bella e la Bestia, e nei trailer precedenti hanno dimostrato che il film potrebbe effettivamente essere molto simile alla versione originale. Questo nuovo trailer mi incuriosisce, quindi siccome di solito non mi fanno storie per il copyright quando uso trailer della Disney, posso fare la reaction e poi parlo del trailer in maniera sciolta come faccio di solito. Quindi Chromecast collegato al televisore, mettiamo play. Ah, che colori, questi film qui hanno sempre dei colori belli brillanti, una bella fotografia comunque per un blockbuster del genere. E quanto cazzo è le scene si vede che sono simili a quelle del cartone animato. Guardate che quanto cazzo è uguale. L'espressione disgustata lei è perfetta, ragazzi, quell'inquadratura con quella del film d'animazione, anche questa. Però allo stesso tempo hanno messo delle scene prese dalla fiaba originale, tipo Maurice che prende la rosa. Ma lui secondo me è fantastico. Oh! Lumière! Oh! Allora, ragazzi, le voci originali, quella di McKellen è fantastica. Chicco che fa quelle cose che fa anche nel cartone! E mi sa che stavolta l'hanno azzeccato. Ma no, ragazzi, la voce di McKellen è qualcosa. E la CGI però, niente, un po' troppa. Forse è il difetto di questi film qua. Fatta bene, però. Ah, l'espressività di lui è una cosa. Della bestia è una cosa pazzesca. Che bello. Sì. Un filino spoileroso come trailer, però vabbè. No, ti prego. Cioè, non potete mettere. Oh, ho la pelle d'oca. Ma. Ma ragazzi, sei Vittorio di Gaston. Ma beh, che è identico. Potremmo prendere Jack Black? Forse tra quattro. Ci sarebbe stato. No, ma è Ariana Grande che canta, forse. Mi pare di sì. Però se mi metti sta colonna sonora, cioè non posso. Minchia, la scena finale con le fiaccolate. No, ragazzi, cioè sembra una figata di quelle veramente totali. Allora, devo ammettere che questo nuovo trailer, se possibile, mi è piaciuto anche più degli altri, solo che l'ho trovato un po' troppo spoileroso, praticamente riassume il film e io odio quando questo accade in un trailer, però perlomeno quello che è stato mostrato mi conferma che potremmo trovarci di fronte ad una fedele trasposizione del film animazione degli anni 90, perché di solito i film che traspongono i classici Disney con attori in carne ed ossa hanno il problema, che poi in realtà non è veramente un problema, di differire abbastanza rispetto ai film da cui sono tratti, e piuttosto di cercare di avvicinarsi maggiormente all'opera originale da cui i film di animazione in questione a loro volta erano tratti. Ad esempio, nel Libro della Giungla notiamo quanto ci siano molti più riferimenti ai racconti di Kipling piuttosto che al film Disney. Ci sono anche quelli, però diciamo che hanno cercato di buttarsi sull'opera originale. Stessa cosa per il Cenerentola di Branagh con la questione del rano di nocciolo, ed è una cosa che avevo apprezzato. Qui ci sono alcuni elementi estrapolati dalla fiaba originale, come ho fatto notare durante la reaction, come il Maurice che coglie la rosa e altri, però poi ci sono moltissime scene che sono le inquadrature del film animazione fatte e finite. Oltretutto il trailer in originale mi fa rimpiangere il fatto che probabilmente non riuscirò a vedere il film in prima visione in inglese, perché McKellen che dà la voce a Hawkins deve essere qualcosa di fantastico, così Ewan McGregor che dà la voce a Lumière, Emma Thompson a Mrs. Spock. Ecco,
Quello mi spiace perdermelo, non so ancora bene quali saranno i doppiatori originali, può darsi che fanno come il Libro della Giungla, affidando il tutto anche a personaggi famosi e non doppiatori professionisti. Vediamo, vediamo, sapete come la penso, una cosa non mi fa impazzire di per sé, però ammetto che nel Libro della Giungla Servillo, la Mezzogiorno, Marco Re, persino Magalli sono stati molto bravi. Vabbè che Magalli già aveva fatto un buon lavoro con Filo Tete all'epoca, però qua con Hercules doveva anche fare un ruolo serio, aveva una voce che ricordava quella del grande doppiatore Omero Antonutti, che è il doppiatore di Saruman, quindi è stato molto bravo a mio parere. Chissà che se tornano a usare questa formula non riescano a far fare un buon lavoro ai personaggi che chiameranno, vedremo. E prima ho detto che il servitore di Gaston, Le Tont, è uguale, ecco, è Josh Gad che molti ricorderanno perché ha prestato la voce in originale a Olaf in Frozen, era uno dei protagonisti di Pixels che è stato odiato da molti, ma secondo me come film intrattenimento funziona abbastanza, nonostante la presenza di Adam Sandler. E devo dire che sì, mi sarebbe piaciuto Jack Black, però è troppo alto, cioè non è abbastanza basso, cioè, Josh Gad è cicciottello, però è anche minuto, quindi è perfetto. E le scene con Luke Evans che interpreta Gaston, che si guarda allo specchio, sono identiche a quelle del cartone animato, per cui non posso fare altro che scaldarmi il cuore. Dan Stevens come bestia, sembra credibile, alla fine comunque è tutta CGI, per l'amor del cielo, però sono riusciti a dargli una bella espressività. Emma Watson, che ve lo dico a fare, secondo me è perfetta come bella. La scena in cui Gastone Portone lei alza il calcio disgustata è perfetta, cioè lì è bel fatta e finita. Peraltro è trapelata da poco la notizia che la Watson avrebbe rifiutato il ruolo di Mia in La La Land, andato poi a Emma Stone, proprio per poter lavorare alla Bella e la Bestia. Ora, non voglio giudicarla perché comunque alla fine sono affari suoi. Diciamo che lei è molto fissata con la Bestia, quindi il fatto interpretare Belle per lei è un motivo d'orgoglio. È una scelta coraggiosa, cioè è un film che si capiva La Land che cercavano di costruire per fargli vincere una montagna di premi, quindi ha rinunciato a un film che in fondo è candidato a 14 premi Oscar, chissà magari si sarebbe beccata anche la nomination, quindi ha scelto un film più commerciale dove probabilmente la pagano anche di più, sicuramente, non lo so, è una scelta che potrebbe essere discutibile, ma alla fine sono cazzi suoi. E dicevo, la colonna sonora che sono stata cantata da Ariana Grande, e lui sembra un po' John Legend, può essere, sta di fatto che la canzone originale riarrangiata in questo modo mi piace tantissimo, perché comunque hanno cercato di riprodurre l'atmosfera del film d'animazione, però ovviamente poi camminerà con le proprie gambe, sarà molto simile, ci saranno molti momenti in cui lo trasporrà fedelmente, ma spero anche che riesca a risultare qualcosa di nuovo. Stiamo parlando di un film iper commerciale che non ha nessun altro obiettivo che quello di intrattenere il pubblico, non è che stiamo parlando di un film che si pronuncia un capolavoro, magari poi sarà una sorta di capolavoro visivo, questo non lo posso dire. La storia è quella, le scene saranno più o meno quelle, ho notato che hanno mantenuto anche la canzone dei domestici tramutati in oggetti, quindi questa cosa mi interessa. Sono curioso di vedere se terranno effettivamente le canzoni, perché in questo tipo di film qui le canzoni spesso le eliminano. Hanno tenuto quella di King Louie in Il Libro della Giungla, questo mi è piaciuto. Sono anche rimasto stupito perché non era pratica comune, perché ad esempio Cenerentola le hanno eliminate tutte. Per cui vediamo, magari essendo La Bella Bestia un film musicale fondamentalmente, magari qui le hanno tenute almeno un paio, comunque la colonna sonora sembra avere un'importanza incredibile. Peraltro ricordiamoci che è stato uno dei primi film a essere candidato, non a essere candidato anche come miglior film, quando ancora non agli Oscar non esisteva la categoria miglior film d'animazione, per cui è stato un film molto importante per la storia del cinema. Vediamo che cosa combineranno con questo, vediamo cosa aveva fatto Condon. Io spero sinceramente che esca qualcosa che sappia intrattenere lo spettatore e che possa renderlo contento, che possa farlo uscire felice dalla sala. Sta di fatto che a me è venuta la pelle d'oca, perché mi sono ricordato di certe scene del film e rivederle proposte in una chiave di lettura differente con personaggi in carne ed ossa sarà sicuramente qualcosa di molto molto interessante. Vedremo che ne sarà, fatemi sapere voi in un commento qui sotto cosa ne pensate, cosa ho detto, se cosa quello, se cosa quello, se cosa quello, la solita discussione, mi raccomando, perché ci tengo a questo. Io vi abbraccio, grazie mille tanto tanto tanto, ma la crema, vi voglio bene, noi ci vediamo al prossimo Vlog.